Ieri pomeriggio, presso l'auditorium della filiale di Grottaglie della BCC di San Marzano di San Giuseppe, si è tenuta una tavola rotonda sul piano di sviluppo rurale 2014-2020. In particolare è stato espresso il sostegno concreto che può derivare dal piano, utile a favorire soprattutto i giovani imprenditori che necessitano di soluzioni nelle produzioni agricole e zootecniche regionali, soprattutto in questo momento nefasto per l'agricoltura a causa della xylella fastidiosa. L'agricoltura e l'agroalimentare sono quei settori che prima di altri si stanno svegliando, però è chiaro che facendo parte di un sistema abbastanza globale è chiaro che abbiamo bisogno di segnali un tantino complementari. Sicuramente in campo agricolo e in agroalimentare riscuotiamo e riscontriamo anche importanti segnali, anzi anche imprenditori che vivevano esperienze nel settore industriale stanno decidendo di riorganizzare i propri progetti di investimento in campo agroalimentare e questa è una bellissima constatazione. Rivolgersi alla finanza pubblica, al contributo pubblico, così come in altre situazioni, deve rappresentare un mezzo e non un fine. Gli imprenditori che seriamente vogliono realizzare progetti credibili trovano sicuramente l'appoggio del Credito Cooperativo di San Marzano.